Buonasera, sono Stefania Lisei. Per chi non era presente agli altri webinar, faccio parte del team del progetto Urbinat su Siena, ovvero un progetto volto alla rigenerazione urbana con una specifica attenzione alle aree verdi. Il progetto Urbinat prevede anche un processo partecipativo con i vari target di popolazione, che abbiamo selezionato dal punto di vista dell'età e del genere. Questo perché queste due dimensioni ci hanno portato a definire Che succede? Un piccolo problema tecnico che vediamo di risolvere. Succede, eh? Allora, se non riusciamo a recuperare Stefania in tempo. Io intanto volevo continuare il discorso che stava facendo sulla presentazione di questo ciclo di webinar che abbiamo inserito all'interno del progetto Urbinat per parlare proprio del concetto di sostenibilità inteso sia come sostenibilità ambientale, ma anche come sostenibilità economica e sociale. E in questo filone di sostenibilità sociale abbiamo voluto parlare dei cittadini, soprattutto dei cittadini più delle fasce più deboli che inserite in un processo partecipativo possono portare il loro contributo per rendere più semplice non solo la loro vita, ma poi quella di tutti, di tutta quanta la comunità. Abbiamo già fatto un incontro parlando di donne. Però adesso vogliamo concentrarci sul target degli anziani e a fine percorso faremo proprio il 3 di giugno un incontro dedicato ai ragazzi, ai bambini e agli adolescenti, una città a misura di bambini. Abbiamo il piacere di ospitare in questa nostra diretta l'assessore Massimo Dringoli, che è assessore all'urbanistica del comune di Pisa, che ci racconterà un po' il progetto legato si chiama Urban Health Movimenti, un progetto nato proprio per dare la voce agli anziani. Prima però vi volevo portare i saluti dell'assessore al sociale del Comune di Siena, Francesca Polloni, che purtroppo non è potuta essere presente e che ci ha mandato un testo che vi leggerei. Così aspettiamo anche se Stefania può ricollegarsi. Allora, buonasera a tutti. Un impegno personale imprevisto non mi consente di essere presente. Perciò, tenendo particolarmente a questo argomento, che è stato già oggetto di un cantiere di lavoro dedicato in occasione dell'evento sul terzo settore di qualche settimana fa, condivido con voi alcune riflessioni. Come assessore, ma prima ancora come cittadina, non posso che guardare con attenzione al mondo della sostenibilità, segnatamente della sostenibilità sociale, che passa da una valutazione di fondo non negoziabile. Non possono esistere cittadini di serie B. L'invecchiamento sempre più spedito della popolazione per parte sua dovrà di necessità innescare un cambio di mentalità a livello amministrativo, orientando le politiche per la terza età in un'ottica age friendly, con un contributo decisivo di soggetti privati e del terzo settore. Fortunatamente il nostro tessuto sociale può già contare su un solido terzo settore a chilometro zero. Le contrade, al cui interno l'anziano rappresenta un punto di riferimento essenziale in termini di socialità e partecipazione. L'idea del rione come epicentro di solidarietà e mutuo soccorso deve veramente renderci orgogliosi della nostra comunità. Parliamo di un vero e proprio benchmark in ambito di sostenibilità sociale che tante città ci invidiano. Contestualmente devo menzionare anche tutte le altre realtà del terzo settore che operano con entusiasmo ed efficacia nel nostro tessuto cittadino e che garantiscono interesse, coinvolgimento e partecipazione sociale. Il carburante necessario per accendere il motore della solidarietà, infatti, non può prescindere dal capitale umano.
Le modalità di approccio alle problematiche della terza età risentono dei retaggi culturali dei diversi popoli. L'esempio più lampante è dato dal cohousing dei paesi del nord Europa, mentre da noi resiste l'idea dell'invecchiare a casa propria, con una maggiore attenzione alle politiche sociali di aggregazione. Idee diverse di invecchiamento, ma che si basano entrambe sull'idea dell'anziano come risorsa e patrimonio di tutta la popolazione. E infine una nuova rivoluzione digitale, che sarà inevitabilmente accelerata dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, rappresenta l'ennesimo assist a una comunità che vuole affrontare l'invecchiamento progressivo della popolazione urbana. Inclusione, sostenibilità ambientale, tecnologia, comfort non sono semplici slogan, ma la base di un nuovo approccio a tutela del nostro territorio e della nostra società. La consapevolezza che prima o dopo saremo anziani anche noi, deve guidare i passi dell'oggi per consentirci di vivere la vecchiaia con serenità e sentendoci a pieno titolo cittadini di serie A. Certa che anche per l'amministrazione scaturiranno ulteriori utili spunti sul tema della terza età, i miei saluti e l'augurio di un buon lavoro. Francesca Polloni. A questo punto, con queste vari spunti che ci ha dato anche l'assessore, passo la parola a Stefania che è ritornata C'è stato online. un tuono che ha tolto la internet e quindi non riuscivo proprio, mi sono collegata con un hotspot e mi dispiace, insomma. Comunque sia, era mia intenzione far presente che anche noi stiamo facendo un processo partecipativo nell'ambito di questo progetto, che quindi attraverso una specifica sezione dedicata ai cittadini vogliamo esplorare una serie di dimensioni, perché proprio domani inizieremo il processo partecipativo con le scuole, ma poi anche altri target verranno interessati, tra cui gli anziani, che sono per noi di grande ispirazione, perché parlando degli anziani e approfondendo ciò che gli anziani sono, sicuramente parliamo anche dei disabili, perché sicuramente la terza parte della vecchiaia interessa, potrebbe interessare, spero di no, anche un processo di disabilità fisica. E quindi, andando a parlare degli anziani, sicuramente andiamo a parlare anche di altri target. Forse possiamo anche incrociare le esigenze che hanno le donne, è stato interessante. Quindi, per noi è un target particolarmente importante. Di questo, quindi, parleremo stasera con l'assessore all'urbanistica del Comune di Pisa, Massimo Dringoli, e con il referente Marco Giunti della Società della Salute di Pisa, in quanto il Comune di Pisa è stato coinvolto in un progetto promosso dal Centro Nazionale per la Prevenzione e Controllo delle Malattie del Ministero della Salute, Urban Health, lo chiamo solo così perché ha un nome lunghissimo, però è un progetto molto interessante perché partendo da una dimensione forse più sanitaria, più di benessere, prettamente inteso, si è poi previsto delle raccomandazioni agli amministratori locali e una coprogettazione di interventi di rigenerazione urbana volti a favorire l'attività fisica, la partecipazione sociale e la prevenzione del decadimento cognitivo. A seguire ci sarà poi l'intervento di Stefano Marini, che è stato referente fino a poco tempo fa delle commissioni solidarietà e mutuo soccorso all'interno del magistrato delle Contrade di Siena, quindi un'esperienza tutta locale ma molto interessante, un'esperienza che potrei definire informale, ma all'interno di un contesto che è la Contrada, che non è facilmente riproponibile, ma che è sicuramente interessante perché dà degli spunti molto importanti, perché si occupa di comunità e che si occupa, sì, che, diciamo, tra gli esperti, operatori che vogliono agevolare la socialità e i legami con le persone anche dal punto di vista urbanistico. Quindi cedo volentieri la parola all'assessore Dringoli, che ringrazio, e successivamente a Marco Giuntini. Bene, grazie. Io farò una breve introduzione per far vedere come la pianificazione urbanistica può essere indirizzata verso azioni che favoriscano gli interventi di
rigenerazione urbana e ambientale, quindi anche la mobilità, l'attività fisica e l'inserimento sociale. Il Comune di Pisa ha adottato un nuovo piano strutturale intercomunale il 23 luglio dello scorso anno, del 2020. È un piano strutturale intercomunale con il Comune di Cascina, di cui si stanno attualmente esaminando le osservazioni. Un piano strutturale non prevede interventi puntuali, ma individua un sistema infrastrutturale, il territorio urbanizzato e le destinazioni delle unità territoriali che lo compongono, in particolare la dotazione di parchi e di aree a verde pubblico. Di questo si è tenuto conto nell'elaborazione del piano urbano della mobilità sostenibile, che è stato adottato a Pisa il 13 novembre del 2020 e approvato dal Consiglio Comunale lo scorso 13 maggio. Ecco, ora qui vedete uno schema di piano strutturale in cui sono evidenziati proprio il sistema infrastrutturale, come dicevo, e le aree a verde in particolare, oltre al complesso del territorio urbanizzato che evidenziato con questa ombreggiatura grigia continua. Quindi, considerando il sistema del verde previsto dal piano strutturale, si è cercato quindi di ottenere il miglioramento della salute ambientale, individuando progetti strategici a breve attuazione, particolarmente importanti quindi per la previsione dei parchi, che poi farò vedere in particolare quelli che sono stati utilizzati, diciamo, per attivare il progetto Urban Health e per le azioni a questo collegate. Il progetto Urban Health si propone di orientare le politiche urbane per il miglioramento della salute, soprattutto degli anziani. Quindi, avevo detto all'inizio che il progetto Urban Health e la pianificazione urbanistica è avvenuta in parallelo, però è chiaro che l'orientamento fornito dal progetto Urban Health è servito in particolare proprio per anche lo sviluppo sia del piano strutturale sia del piano della mobilità sostenibile. Tutto questo nell'ottica di un rinnovamento urbano che favorisca l'attività fisica. Sono stati coinvolti in questo progetto, per questo, i comuni di Pisa e di Calci, nei territori della USL Toscana Nord-Ovest, con l'obiettivo di sviluppare spazi urbani salutari per un invecchiamento sano, autosufficiente attraverso percorsi di benessere. Le azioni compiute nei comuni di Pisa e Calci si possono così sintetizzare. Prima di tutto un'analisi dei bisogni del contesto, quindi l'individuazione di due campioni da considerare, un campione over 55 attivo e un campione over 67 non attivo. Ha fatto seguito quindi l'identificazione di stakeholder, di portatori di interessi locali, cui trasferire le conoscenze scientifiche acquisite. E quindi si è passati all'applicazione delle pratiche previste a un caso pilota e il trasferimento dei risultati agli stakeholder. Sono stati in pratica coinvolti 49 partecipanti nei due comuni di Pisa e di Calci, 32 a Pisa, 17 Calci, di cui 41 non attivi e 7 associazioni coinvolte. Sono stati per questo effettuati dei percorsi che ora farò vedere nelle immagini che seguono. Passiamo un pochino alle immagini successive, sono meno chiare, sono prese dalle
da Google Earth, ma per dare un'idea, sono stati i parchi che sono stati considerati parchi esistenti, poi a questi sono seguiti gli altri parchi, seguiranno gli altri parchi previsti nel piano strutturale. Questo è il Parco delle Piagge, che è tuttora il parco urbano più grande di Pisa, che risale all'epoca granducale, quindi ai suoi anni. Questo dimostra di quanto poco conto negli ultimi anni è stato tenuto conto dell'importanza dei parchi urbani, visto che quello più grande di Pisa, che è quello lungo l'Arno, che va dall'ultimo ponte urbano di Pisa fino all'esterno, a dove finisce attualmente la città e comincia ora è cominciato il nuovo ospedale di Cesanello, e che segue tutta la riva destra dell'Arno. C'è poi invece un parco più urbano. Passiamo all'immagine successiva. Ecco, che fa riferimento proprio a un intervento di riqualificazione e rigenerazione urbana che ha portato negli ultimi 4-5 anni alla riqualificazione delle mura di Pisa. Il sistema murario di Pisa, che qui si individua, ma non è, vediamo, ecco, si vede il puntatore, no? Lo vedete anche voi il puntatore o lo vedo solo io? Questo non lo vedete. Comunque, nella parte superiore si vede la cinta muraria di Pisa, che è stata restaurata, recuperata, resa percorribile in sommità, ma anche percorribile al piede, e per un tratto di circa 3 km che arriva, gira intorno al centro storico della città e si ritrova al Ponte della Fortezza sull'Arno. È stato utilizzato questo percorso al piede proprio nel progetto Urban Health, è uno dei percorsi che sono seguiti. È stato considerato più interessante fatto al piede perché si vive insieme alla città, quello in sommità delle mura è più turistico, diciamo, è quello seguito dai turisti perché è chiaro che dalla sommità delle mura poi si ha una vista generale della città. Però per un anziano che ha bisogno di muoversi e che vuole essere più inserito nella vita della città, uno quando è sopra le mura è al di fuori della vita della città, se percorre invece le mura al piede, nel verde attrezzato e nei percorsi pedonali e ciclabili che sono stati realizzati al piede delle mura, ovviamente è più produttivo, diciamo, è più utile. Sono stati poi fatti altri, è stato fatto un altro percorso, individuato un altro percorso utilizzando il percorso dell'Arno. Noi abbiamo questa fortuna di avere un fiume lungo il quale si può ipotizzare un grande parco che, a parte quello iniziato ai tempi del Granduca, ora piano piano si sta sviluppando anche in altre parti. Passiamo all'immagine successiva. Ecco, qui siamo fuori dalla città già, in una frazione che in riva sinistra dell'Arno, l'Arno scorre qui da sinistra, cioè da destra verso sinistra, quindi in riva sinistra dell'Arno è la frazione di Riglione, in riva destra c'è un grande cantiere dove sta crescendo, diciamo, il nuovo ospedale di Cisanello. Però in riva sinistra c'è la golena che è stata attrezzata, ripulita e che è servita proprio anche questa per compiere dei percorsi naturalistici lungo il fiume. Andando avanti ancora, andiamo su un'immagine successiva.
si può vedere quelli che sono invece i nuovi parchi previsti nella parte nuova di Pisa. È una parte nuova che è in via di sviluppo attualmente, certamente non finita, per fortuna, perché non sarebbe veramente qualificante per la città. E però dove si stanno realizzando questi grandi parchi, quelli che ora si vedono, e sono stati portati, sono stati accompagnati un po' un gruppo di anziani anche per vedere come si sta sviluppando la nuova città. Andando avanti, però, si vede forse la parte più interessante che è nel comune di Pisa dal punto di vista dei parchi, perché questo è il Parco di San Rossore. È chiaro che il Parco di San Rossore ha un'altra dimensione e offre senz'altro un'infinità di possibilità. Questa è la parte del parco che si affaccia sull'Arno, e si vede nella parte bassa, quindi la parte sud del parco sull'Arno. E c'è tutta una quantità di percorsi e di sentieri all'interno che sono stati utilizzati per accompagnare gruppi, per indirizzarci gruppi di anziani. Questo per quanto riguarda la città di Pisa. Nel comune di Calci, la città di Pisa è tutta pianeggiante, quindi si cerca di utilizzare al massimo i percorsi già esistenti. Nel comune di Calci, che invece è un comune che si trova sul Monte Pisano, andiamo alla fase successiva, sono stati individuati percorsi, uno che parte dalla Certosa, che è il monumento più importante che si trova a Calci, che se ne vede una parte nella parte superiore di queste immagini, utilizzando percorsi esistenti che poi portano alle pendici, sulle pendici del monte, al vecchio convento di Nicosia, alla frazione della Corte, e quindi cercando anche qui percorsi che possano fossero di interesse per questo progetto. Andando all'ultima immagine, si vede sempre a Calci, e qui si individua proprio a metà, si vede una linea. È scritta Zambra di Calci, è un torrente che nasce sul Monte Pisano, scorre attraverso tutto il comune di Calci, prima di andare a finire in Arno, e lungo il quale sono stati ritrovati dei percorsi, anche qui percorsi di interesse naturalistico. Diciamo che queste attività hanno sviluppato anche la possibilità di attuare dei training basati sulla mindfulness, che mindfulness vorrebbe dire consapevolezza del proprio corpo durante il movimento, in cui si è cercato di far capire agli attori di questi percorsi quale beneficio il loro fisico poteva trarre da questa attività. Ecco, io credo che su questo forse Marco Giuntini, che ha seguito direttamente queste attività, può dire qualcosa di più specifico. Io per questo gli cedo la parola volentieri, perché giro un pochino vediamo. Basta così, ecco. Buonasera a tutti, credo che, come dire, il professor Dringoli sia stato molto preciso rispetto a quello che è il quadro che noi abbiamo seguito. Il progetto nasce prima del coinvolgimento del Comune di Pisa, come anche del Comune di Calci, è un progetto che è stato previsto dal Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie e ha come partner la Lombardia più quattro regioni coinvolte, tra cui la Toscana, con l'azienda USL Toscana Nord-Ovest. La Società della Salute Pisana, assieme alla società, ad altre società della salute, come quella della Valdera Alta Val di Cecina, hanno fatto un lavoro di supporto nei confronti dell'azienda Toscana Nord-Ovest nel reclutare le persone che facevano parte del case study e naturalmente aiutare all'individuazione degli stakeholder che hanno aiutato nel creare questa partecipazione
delle persone, che all'inizio è stata un po' difficile perché naturalmente si parlava di un argomento innovativo, non si parlava di mera attività motoria, ma come diceva per l'appunto prima l'assessore, di un qualcosa legato anche alla mindfulness, quindi alla capacità di ascoltarsi nel mentre si fa attività motoria o comunque passeggiate e cercare di vedere il tutto integrato rispetto alla situazione urbana e ai percorsi ciclopedonali. Le zone individuate sono quelle dove già esisteva una situazione di integrazione tra verde e rete viaria e naturalmente sono stati posti alcuni elementi migliorativi da portare poi all'interno dei percorsi amministrativi degli enti locali di Pisa e di Carci, che erano, per quanto riguarda la zona pisana, le due città, i due comuni che erano stati coinvolti. Bene, allora se ci sono domande da fare, noi siamo stati nei tempi che ci erano stati dati, no? E se ci sono domande, chiarimenti che desiderate avere, siamo qua. Fra urbanistica e salute e benessere, insomma, no? Peraltro, insomma, voglio ricordare che il benessere fa parte dei 17 obiettivi proposti dalle Nazioni Unite in termini di sviluppo sostenibile. Benessere concepito come, cioè il benessere quale requisito fondamentale della salute, definita come uno stato di completo, diciamo, benessere fisico, mentale, è sociale, spirituale, non semplicemente assenza di malattia e infermità. Quindi, diciamo, questa connessione fra il benessere e l'urbanistica, insomma, ci interessa molto e l'avete ben esplicitata. Ora, prima, non so, darei prima la parola a Stefano Marini, che, come abbiamo detto, è stato referente delle commissioni solidarietà e mutuo soccorso all'interno del Magistrato delle Contrade, e poi magari diamo spazio alle domande e anche a degli approfondimenti che mi sembra, anch'io avevo qualche curiosità da, diciamo, che però vorrei esprimere magari dopo questo intervento, se siete d'accordo. Quindi la Buonasera a parola. tutti. Grazie. Allora io pensavo di dividere il mio breve intervento in tre parti. La prima sulla quotidianità della presenza degli anziani nelle contrade. La seconda sull'attività specifica delle commissioni solidarietà delle contrade in favore degli anziani. E la terza conclusiva, una riflessione sul periodo pandemico. Per quanto riguarda la quotidianità, banalmente le società di contrada più numerose sono aperte il pomeriggio, gli anziani possono trovarvi un tavolino dove giocare a carte e stare con gli amici di tutta una vita, ma ben più interessanti ovviamente sono le occasioni in cui all'interno delle contrade gli anziani possono essere parte attiva. E quali sono che più gli anziani portano avanti all'interno delle contrade? Ad esempio, mi viene in mente la cura delle aree verdi che quasi tutte le contrade, di cui quasi tutte le contrade dispongono. Per quanto riguarda nello specifico le donne all'interno della contrada, troviamo delle vere e proprie scuole di cucito per quanto riguarda le bandiere di seta. Spesso gli anziani in contrada, sia uomini sia donne, sono impegnati ai fornelli, quindi a far da mangiare, e questo sia nelle occasioni, ad esempio, del cenino settimanale in cui i commensali sono poche decine, sia nelle occasioni più importanti, ad esempio la cena della prova generale, in cui i commensali possono essere 1.000, 2.000, 3.000 a seconda della dimensione della contrada. In generale, si può dire che gli anziani di Siena trovano nella contrada uno spazio dove rendersi utili e probabilmente dal punto di vista psicologico questa è la cosa più importante. D'altronde, la contrada ha nel suo DNA la
la trasmissione di esperienze dalle generazioni più anziane alle nuove generazioni. Io dico spesso che ben poco di quello che facciamo nelle contrade avrebbe senso se non ci fosse il valore della memoria. Le contrade sono tradizione, sono intergenerazionalità e questo è sicuramente un elemento importante che le distingue da altre comunità, da altri circoli. In contrada è sempre fondamentale la trasmissione delle esperienze, delle memorie, dei ricordi dalle vecchie alle nuove generazioni. E tutto questo assume un'importanza ancora maggiore quando avviene in maniera spontanea, perché per fortuna in contrada può capitare che le persone anziane siano a tavola accanto alle persone più giovani e interagiscano in modo completamente spontaneo e senza filtri, accomunate soltanto da quell'identità che è costituita proprio dalla contrada, cioè dal fatto di riconoscersi in un'unica bandiera. Come si diceva prima, io ho avuto la fortuna all'interno del magistrato delle contrade di essere referente per le commissioni solidarietà e mutuo soccorso per diversi anni e quindi ho avuto la fortuna, il privilegio di toccare con mano quello che le commissioni solidarietà hanno fatto e nello specifico quello che hanno fatto nei confronti delle generazioni più anziane. Intanto, come nascono le commissioni solidarietà all'interno delle contrade? Nascono più o meno 10 anni fa, in seguito alla crisi economica globale che ha colpito ovviamente anche la città di Siena, sappiamo la crisi dell'istituto bancario cittadino, quindi nascono nel momento in cui anche a Siena ci rendiamo conto che l'impoverimento della città è un fenomeno reale. Si ha allora quindi una riscoperta all'interno delle contrade di quei valori di solidarietà e di mutuo soccorso che poi erano alla base della nascita delle società di contrada alla fine dell'Ottocento. Le commissioni solidarietà all'interno di ogni contrada hanno delle azioni specifiche individuali, ma hanno anche delle azioni collettive. E quando le 17 contrade, le 17 commissioni solidarietà mettono insieme le loro forze, ecco che si raggiungono dei risultati molto, molto importanti. A livello collettivo, mi piace ricordare un'iniziativa che va avanti a Siena già da molti anni, si tratta del Pranzo con Onni, organizzato ogni anno, purtroppo ovviamente non nel periodo pandemico, in Piazza del Mercato, al quale partecipano gli anziani di tutte le contrade, ma anche gli anziani che si trovano presso le case di riposo. Ed è un'occasione che viene attesa di anno in anno da molte persone, perché vengono messe a tavola circa 700 persone, con la collaborazione di tutte le contrade e nello specifico con la partecipazione dei giovani di tutte le contrade, che hanno la possibilità anche in questo caso di interagire con gli anziani anche di contrade diverse, che sicuramente costituisce un valore aggiunto. Un'iniziativa molto importante che è stata portata avanti in questi anni dalle commissioni solidarietà collettivamente si chiama Salute in Contrada e si è articolata su tutta una serie di incontri destinati all'intera cittadinanza, all'intera collettività. Incontri soprattutto in tema medico-sanitario, ma non solo, anche in ambito sociale. E molti di questi incontri sono stati dedicati a tematiche specifiche della popolazione più anziana. Me ne sono segnati alcuni per non dimenticarmene. Ci sono stati incontri su hospice e cure palliative, sulla malattia di Alzheimer, sull'osteoporosi in menopausa. E una serie di incontri molto stimolanti, devo dire, sono stati svolti in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri e sono stati incentrati su come difendersi dai tentativi di truffa che, come sappiamo, molto spesso vengono perpetrati proprio nei confronti della popolazione più anziana. Poi, come dicevo prima, ci sono anche le iniziative singole delle varie contrade. Bisogna ricordare, lo dico specialmente per chi non è di Siena, che l'attività delle contrade oggettivamente ha un limite, cioè le 17 contrade insistono soltanto sul centro storico di Siena, dove abita una minoranza della popolazione senese.
Quindi le commissioni di solidarietà alle volte intervengono anche per agevolare il trasporto delle persone anziane all'interno della contrada quando ci sono iniziative a cui l'anziano intende partecipare. Ma poi ci sono state tante altre iniziative, ad esempio persone giovani della contrada che vanno a fare la spesa per la persona anziana che ha difficoltà stabilmente o temporaneamente a muoversi di casa. Quindi tutta una serie di iniziative che hanno, per arrivare al punto conclusivo del mio intervento, che hanno trovato degli ambiti specifici anche nel periodo pandemico, durante il quale, ad esempio, l'agevolazione per fare la spesa per le persone anziane della contrada è stata incentivata, è stata enfatizzata da ognuna delle 17 commissioni solidarietà, le quali collettivamente hanno collaborato nel periodo pandemico con l'amministrazione comunale, ad esempio per la distribuzione dei sacchi per la raccolta differenziata all'interno del proprio territorio. Altre commissioni di solidarietà mi viene in mente, hanno cercato di aiutare gli anziani della propria contrada a prenotare il vaccino, perché magari poteva essere difficile per qualcuno collegarsi via internet al portale della regione Toscana e comprenderne il meccanismo. Il periodo pandemico mi ha sinceramente stimolato anche una riflessione che riguarda probabilmente il focus del webinar di stasera, cioè come la città può essere anche a misura di anziano. Ora, io non sono un urbanista, non sono un architetto, non sono un demografo, faccio un altro mestiere, sono un contradaiolo che ha la fortuna di abitare nel centro storico e che ha visto il centro storico di Siena desertificarsi sempre di più, diventare sempre di più a misura di turista, con tutto un proliferare di appartamenti volti al bed and breakfast e all'ospitalità invece che all'abitazione. Molti, non conosco le percentuali, ma sicuramente basta guardarsi intorno per vedere che molti degli abitanti del centro storico di Siena sono persone anziane che rischiano di perdere con la desertificazione del centro storico tutti i punti di riferimento, perché una città che in questo periodo abbiamo visto senza gli studenti fuori sede, senza i turisti, si è completamente svuotata, è una città che rischia di perdere anche quelli che vengono chiamati negozi di prossimità o negozi di vicinato, ma che a me piace chiamare botteghe di rione, e che invece durante il lockdown, mi riferisco soprattutto al lockdown pesante della primavera dell'anno scorso, hanno costituito un autentico punto di riferimento per tutte le persone che abitavano nel centro storico e soprattutto per le persone anziane, perché erano come delle oasi nel deserto dove si potevano incontrare degli esseri umani e, ad esempio, nella mia piccola esperienza della bottega che è qui a pochi metri da casa mia, gli anziani, grazie alla disponibilità del bottegaio, portavano le ricette mediche e la tessera sanitaria e poi qualcuno, magari io stesso, andavamo in farmacia a comprare quello che era necessario. Quindi ecco, la mia è soltanto una piccola riflessione che non ha certo nessuna pretesa, ma che vorrebbe spingere chi di dovere a ripensare certe scelte o non scelte che sono state fatte in questa città dal punto di vista urbanistico e che hanno portato questa città ad essere sempre più a misura di turista e sempre meno a livello di abitante. Marini, per questa, diciamo, per questa, questo dipinto molto interessante che ci offre Siena, perché dal punto di vista della comunità, dell'animazione dei luoghi, perché poi insomma i luoghi vanno riempiti anche con attività, con socialità, diciamo, non è veramente da prendere per esempio. Io non sono senese, ma ne sono sempre rimasta molto ammirata, diciamo, di Siena e di quello che le contrade fanno.
Chiedo però, volevo chiedere proprio sullo spunto di quello che ha detto Stefano Marini all'assessore Dringoli, com'è che sono state restituite dai gruppi che sono, diciamo, dai 34 più 17 persone che sono state selezionate per fare questa attività di mindfulness, però ecco, chiedo, è stato soltanto diciamo, uno stimolo verso questo tipo di pratica, oppure invece sono state restituite anche altre questioni che poi l'urbanistica ha preso in esame e quindi tradotto, diciamo, in termini urbanistici? Dunque, tradotto in termini urbanistici, ho detto che qui i due progetti si sono svolti un po' in parallelo e certamente si è tenuto conto dell'importanza che ha lo sviluppo dei parchi e lo sviluppo di percorsi. Prima ho portato l'esempio delle mura, no? Perché le mura sono state tanto il restauro e il recupero delle mura a Pisa è stato tanto lodato, diciamo, almeno da buona parte della città, per poter percorrere la parte alta delle mura, che poi ho detto invece è la parte alta che serve ai turisti, perché i pisani la loro città la conoscono e quindi sono i turisti che vanno. Invece quello che è servito è stato proprio il percorso che si è ricavato alla base delle mura, che prima venivano percorse così in macchina sulle strade e non c'era. Ora lungo le mura in gran parte ci sono dei prati con dei percorsi e quindi è un piacere, diciamo, camminare. Si fanno anche in bicicletta, è vero, però ci sono forse più pedoni che ciclisti che le percorrono. Quindi è stato da questo punto di vista, diciamo, siamo arrivati a un risultato utile per tutti, sia per la Società della Salute che ha promosso il progetto Urbaners, sia per gli urbanisti che hanno previsto questo tipo di recupero delle mura, ma anche lo sviluppo dei parchi. Ora poi il modo in cui è stato recepito dagli utilizzatori, forse c'è Marco Giuntini che lo sa meglio di me, perché lui è stato più a contatto degli utilizzatori questi 49 che sono stati selezionati, 37 a Pisa e 12 a Calci, no? Questo non so, vuol dire qualcosa su questo punto, su come è stato recepito È una cosa molto breve che credo possa da sola dire il successo anche che ha ottenuto. I gruppi interni alle varie associazioni che hanno fatto da stakeholders non si sono sciolti. Cioè era previsto che ovviamente a fine del progetto si sciogliessero e invece sono rimasti volontariamente uniti nel fare i percorsi e le attività motorie nei percorsi che sono stati individuati a suo tempo all'interno del progetto. Quindi già questo è un risultato positivo, soprattutto per chi organizzativamente, assieme al Dipartimento di Prevenzione dell'azienda USL Toscana Nord-Ovest, che ripeto era la vera titolare del progetto, ha vissuto la difficoltà iniziale dell'ingaggio, perché veniva presentato alle persone che volontariamente venivano, come dire, selezionate, gli veniva chiesto di far parte del target di riferimento, una certa resistenza, una difficoltà nel comprendere questa nuova tecnica della mindfulness rispetto a una mera attività motoria legata ai percorsi a verde o altrimenti a quelli che potenzialmente potevano essere dei percorsi a verde nell'area del comune di Pisa.
voleva aggiungere qualcosa perché volevo fare una domanda anch'io a questo punto. Ne approfitto. È molto interessante, secondo me, proprio nel vostro progetto, da quello che ho sentito nei discorsi che avete fatto stasera, il connubio tra un lavoro in parallelo della società della salute, quindi di una maggiore consapevolezza degli anziani, di un'attenzione al movimento, e dall'altra parte del mondo dell'urbanistica, quindi come adattare alcuni processi. Mi interessava molto però una cosa relativa proprio al processo partecipativo. Gli stakeholder come sono stati ingaggiati e soprattutto ci sono stati delle problematiche, magari una certa di diffidenza, lo stava dicendo prima, a intervenire, a essere parte, perché a volte non è così scontato prendere parte a queste attività e proprio la partecipazione si scontra con una sorta di iniziale reticenza da parte dei cittadini. Dunque, la resistenza da parte dei cittadini c'è stata e come nel processo partecipativo, perché noi abbiamo fatto una grande quantità di riunioni, di assemblee dette sia per il piano strutturale sia per il piano della mobilità sostenibile. E devo dire che la partecipazione non è stata molto, molto attiva, a meno che non si trattassero proprio temi specifici, no? Quando uno è toccato proprio su un tema che lo riguarda, allora, tant'è vero che forse nelle ultime fasi del piano della mobilità sostenibile c'è stata più partecipazione che non per quanto riguardava il piano strutturale. Era considerato più una pianificazione a livello teorico, magari. Qualcuno pensava che col piano strutturale dice: ma la mia presella poi cosa diventerà? No, il piano strutturale non riguarda questo. Quindi allora questo li deludeva e non ha prodotto, incrementato la partecipazione alle assemblee indette. Invece poi quando si trattava di individuare i percorsi, ciclo pedonale in particolare, oppure parlare del verde urbano, allora la partecipazione un po' di più è aumentata. Però forse per quanto riguarda la partecipazione specifica del piano Urban Health è stata maggiore, non lo so perché io non ho partecipato alle assemblee, ho partecipato più alle riunioni che si facevano in comune tra assessori e tra funzionari. E come sviluppare questo settore. Forse non so se Giuntini che qualcosa può dire su questa Dunque, partecipazione. sulla selezione degli stakeholder, noi ci siamo affidati alle esperienze più avanzate di soggetti che già facevano attività fisica adattata, secondo la normativa regionale, la 903. Questo ha facilitato non solo poi l'individuazione dei soggetti da ingaggiare, ma anche la maturità delle associazioni stesse nell'avere dei soggetti che potessero fare da team leader e da raccordo con il Dipartimento di Prevenzione. Per quanto riguarda il fatto di far passare i concetti base della mindfulness, è stato centrale l'esperienza e la formazione professionale del referente del progetto, che è stata la dottoressa Brunetti, che ora è andata in pensione, che era specializzata proprio sulle attività di mindfulness, una formatrice proprio per quanto riguarda questa parte, ed è stata anche una brava comunicatrice e divulgatrice, nel senso che ha saputo, come dire, non imporre immediatamente il percorso, ma farne capire la bontà con prove pratiche, e poi quindi far affezionare le persone che erano state ingaggiate al percorso, che a loro volta, in una specie di tantam, hanno anche avvicinato in via, come dire, informale, perché non facevano parte del cluster di riferimento, altre persone che, come dicevo prima, sono rimaste comunque legate
agli stakeholder e ai percorsi che avevamo attivato in via sperimentale nel progetto. Grazie. Hai il microfono staccato, Stefania. Ti sentiamo. Ora mi sentite? Sì. Ora mi sentite? Ok. Stasera proprio non ci siamo. Qui è cascato un altro suono, quindi io sono ricomparsa di nuovo. Comunque, no, mi sembrava che fosse stata occasione anche per promuovere una socialità tra i partecipanti, da quello che intuivo, insomma, che sono rimaste legate, probabilmente è stata anche l'occasione probabilmente per creare qualcos'altro in seguito. Perché anche il nostro progetto, insomma, intende naturalmente rigenerare il verde, essere, mettere a disposizione una risorsa importante per la comunità e quindi anche per gli anziani, ma al tempo stesso andando anche dietro a tutta una serie di studi che ci indicano proprio anche nella socialità il benessere degli anziani, intende attraverso questo strumento fare appunto comunità, fare socialità, e credo che anche voi, insomma, non solo ci speriate, ma probabilmente sia stato un risultato che magari non so se l'avete ricompreso subito, ma immagino, insomma, che comunque sia un risultato del progetto anche questo, diciamo, i contatti che magari si sono stabiliti e che potranno produrre anche altre. Per collegamenti fra di loro, da richiedere di essere richiamati insieme, quindi è chiaro che è servito un po' a socializzare questo progetto. Al di là, a Pisa non ci sono le contrade che fanno, certo. Quindi sono utili più queste occasioni qui. Certo, sono utili perché crediamo, insomma, che la dimensione degli anziani sia una dimensione tutta da esplorare. Sicuramente gli anziani di oggi non sono quelli di ieri, sicuramente, insomma, in questa età comunque succedono molte cose, ci si può trovare anche soli, e quindi la comunità può essere davvero di sostegno in questi termini. Ve lo chiedevo perché, insomma, avevo questi pensieri in testa, ecco. Stefano, non so se hai una domanda anche per Stefano Manini, se no la faccio io. Sì, prego. Sì, no, mi era venuta un po' una curiosità più che altro, perché noi spesso abbiamo riflettuto durante il periodo, soprattutto del lockdown, di quanto fosse importante per i cittadini di qualsiasi età, dai bambini agli anziani, la presenza del verde, la presenza degli spazi verdi, di aree verdi, che sono diventati quasi un bisogno naturale, un polmone in cui muoversi. Ora, il centro storico di Siena è particolare perché sembra apparentemente privo di giardini, poi all'interno delle contrade si aprono spazi molto belli, anche molto verdi, accessibili a quella contrada. Volevo capire un attimo se è un po' stata condivisa anche nella popolazione anziana questo bisogno di aree verdi in cui vivere, la socialità. Allora, sicuramente sì, ci sono situazioni diverse. Ci sono delle aree verdi che sono di proprietà privata di alcune contrade, ma ci sono anche aree verdi che sono di proprietà pubblica e la cui manutenzione è stata affidata a singole contrade, quindi sono accessibili da parte di tutta la cittadinanza. Poi purtroppo c'è anche una contrada, la più centrale di tutte, che è la Civetta, che non ha aree verdi per la sua conformazione territoriale. Lo dicono anche loro, un po' facendo dell'autoironia, siamo l'unica contrada senza un albero. Purtroppo è così. Però tutte le altre hanno degli spazi più o meno grandi, più o meno accessibili, alcuni dei quali, appunto, come dicevo, possono essere anche usufruiti dalla cittadinanza. E come dicevo all'inizio dell'intervento, molte volte gli anziani della contrada spendono il loro tempo libero
per la cura e la manutenzione di queste aree verdi. Certo, in periodo di lockdown, non potendo uscire di casa senza giustificati motivi, come sappiamo bene, era impossibile anche raggiungere queste aree verdi, a meno che uno non dovesse fare pochi metri dal proprio portone di casa, allora forse poteva. Però insomma, al di là di questo, sì, è sicuramente un valore aggiunto del centro storico di Siena, che sembra tutto chiuso, tutto fatto di vicoli stretti, e invece spesso anche in pieno centro si aprono vallate, orti. Ad esempio la mia contrada, ecco, per parlare dell'esperienza della contrada della Selva, ha un orto che si trova a pochissimi metri, a pochissime decine di metri da Piazza del Campo, quindi è sconosciuto e invisibile ai più, e grazie alla presenza di questo orto una volta alla settimana facciamo una cena a chilometri zero, solo con i prodotti dell'orto. E ovviamente l'orto viene manutenuto dai pensionati della contrada che vi si dedicano. Ok, se non ci sono altre cose da aggiungere. Io se non hai altre domande, vedo che non ci sono, non vedo altre domande dal pubblico. Quindi allora ringraziamo l'assessore Massimo Dringoli, Stefano Mancini, Giuntini, anzi, Marco Giuntini, Stefano Marini per la loro partecipazione. Grazie. E il loro interessante lavoro, che sarà sicuramente di ispirazione anche per il nostro, che, come vi avevo già detto, insomma, domani partirà il nostro processo partecipativo con le scuole, e poi per tutto il mese di giugno anche noi, diciamo, lavoreremo su questo fronte. E ci sarà, è previsto proprio sempre in questo mese, nel mese prossimo, insomma, il focus sugli anziani. E mi piace salutarvi con le parole di Marina Piazza, che è un libro che ho letto di recente, che è sulla vecchiaia, in particolare sulla vecchiaia delle donne, e vi leggo una frase che mi è sembrata molto bella, e così recita: la vecchiaia è un passaggio che fa paura se ci consideriamo oggetti che smettono di suscitare desiderio e ammirazione, ma non se ci pensiamo come soggetti pronti a scoprire che ci sono molte cose bellissime da fare. Quindi un augurio per la nostra vecchiaia, per quelli che sono in transito. Buona serata a tutti. Va bene, grazie anche a voi. Grazie per la disponibilità. Che spronano a proseguire questi progetti. Restiamo in contatto, assessore. Come, non ho capito, scusi? Ho detto restiamo in contatto, noi abbiamo ancora da sentiamo. Fare una serie di cose che forse voi avete già fatto, no, e quindi insomma naturalmente i contesti sono sempre diversi e quindi vanno adattati, ecco, quindi. Teniamoci informati su quello che si fa, volentieri. Bene. Grazie. Buona serata. Buonasera a tutti. Buonasera.